Diversi morti, almeno 6 e 5 feriti domenica nel corso delle proteste ad Haiti per la scomparsa di miliardi di dollari che erano destinati al paese grazie ad un programma di finanziamento pubblico. Migliaia di haitiani hanno marciato verso il Palazzo Nazionale della Capitale chiedendo un'indagine su Petrocaribe, un programma venezuelano che forniva al paese petrolio in sovvenzione. Gli scontri più forti sarebbero scaturiti dopo che i manifestanti avevano inscenato blocchi stradali e roghi di pneumatici. Gli haitiani sono sempre più frustrati dal livello di corruzione nel paese. Una recente indagine del Senato ha colpito almeno 14 ex esponenti dell'amministrazione dell'ex presidente Michel Martelly.